Expo 2015, edizione green nel tema, ma anche nei materiali usati. Gran parte del legno utilizzato nelle strutture e negli allestimenti dei padiglioni sarà infatti certificato PEFC, l'ente che, avvalendosi di organismi di verifica terzi, garantisce che l'intera filiera del legno, dalla foresta al prodotto finito, sia gestita in conformità di standard internazionali di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Antonio Brunori, segretario generale PEFC. Per l'Expo 2015 molto del legname avrà una certificazione, non soltanto per il padiglione Italia, dove alcune regioni stanno costruendo dei moduli interni che viene da foreste italiane, ci stanno altri padiglioni come quello austriaco, quello malese, che hanno già dato garanzia che il legname abbia il marchio di sostenibilità PEFC. Questo vuol dire che l'Expo potrà dire che è costruito con legname che ha rigenerato altre foreste. La scelta di utilizzare legno certificato da parte dei diversi attori dell'Expo è dettata dagli stessi valori espressi nel tema dell'esposizione: nutrire il pianeta, ovvero rispettare il pianeta. Ma legno e sostenibilità non è però un rapporto automatico scontato. In Europa, per esempio, oltre il 20% del legno utilizzato nelle diverse attività è di provenienza addirittura illegale. Per avere la garanzia del rispetto della natura e delle persone, bisogna quindi essere sicuri che materiali e prodotti siano certificati. All'Expo bisogna trovare il marchio PFC dovunque c'è il legno, perché questo è garanzia di sostenibilità, di futuro per le popolazioni da cui viene il legname, di economia e di aspetti sociali rispettati e tutelati.